Signor D'Augelli, sì. Coordinamento e fondatore del Comitato Lotta Disoccupati. Qual è la mission della... La missione è per far entrare i lavoratori, cercando di far entrare i lavoratori nell'edilizia che arriveranno alle ditte esterne. Ma... Però con un comune accordo, perché si sa che di legge non è non si può prendere di legge i locali di San Severo. Stiamo cercando di fare con un comune accordo con i sindacati, altri enti locali e altre persone nel comune per vedere se è possibile far lavorare non ma 80 persone che stanno per un'impresa che è arrivata, ma vedere iniziare a far mettere le persone a lavoro. Se ci riusciamo. Quando è iniziata questa idea? Quando è partita? Un mese fa, mi sono alzata la mattina, ripeto. Secondo alcune indiscrezioni qualcuno si potrebbe chiedere perché solo ora si sono svegliati gli edili a margine della rigenerazione urbana. Io questo non lo so dire solo che questa iniziativa mi sono alzata e mi sono chiesto di fare questa cosa. Qualche battuta alla fine del tavolo di concertazione? Battuta non ce ne stanno, ripeto, c'è solo... Battuta, qualche dichiarazione? Dichiarazione che interpellano la ditta e vedere se possono iniziare a far vedere se si può, ripeto, inserire dei lavoratori a San Severo. La ditta che addirittura ha perso l'appalto, perché l'ha perso? Qui non ha perso nessun appalto, non abbiamo parlato per niente. Mi hanno riferito che una ditta ha perso un appalto. Non con me, mi dispiace, non so e non voglio entrare in merito se è vero o non è vero. Se volesse dire qualcosa ai lavoratori che hanno appoggiato la sua iniziativa, che cosa le direbbe? Che io cercherò di fare tutto ciò che è possibile, ma sempre con un tipo di legge, sempre andare educatamente, sempre consigliare prima di fare un'azione e poi vedere la situazione come va avanti. Se noi possiamo fare qualcosa, un passo in più, che io sono 3 volte che vengo al tavolo e ho fatto prima, la prima volta sono stati 2 consiglieri, la seconda sono stato con i sindacati, con i consiglieri, la terza volta sono venute quindi le persone. Lei augura che... più diplomazia, meno occupazione? No, meno... più diplomazia e occupazione, attenzione. Ma l'occupazione è poi i risultati sono questi. L'occupazione è sempre tramite impresa che dovrà prendere i locali, se vuole, se non vuole non so cosa fare poi, perché la legge dice che hanno tolto, la legge che dice che devono prendere i locali e anche le graduatorie che sono finite. Però io sto cercando. E da quando è che l'hanno tolta sta legge? Non lo so. Quindi è questo che si è detto, che hanno eliminato questa legge che obbligherebbe... No, sanno già, non ho detto o hanno detto. No, sa di legge che hanno fatto questo fatto qua, gli anni non lo so. Quindi N plus docet,